Come sono andate le cose? Innanzitutto il Don Bosco Genova non ha lasciato scampo ai giovani dell'Olimpia Basket Armalitaggia, 106 a 61 per i genovesi. Il Pegli perde in casa dall'Imperia, l'Imperia si impone secondo pronostico 77 a 66. Vince a fatica in trasferta al derby savonese il finale ligure che spugna 66 a 64 il campo dell'Amatori Savona. Nettissimo 99 a 70 dell'Ospedaletti Capolista sullo Juvenilia Varazze, 81 a 67 del Cogoleto sull'Audace Gaiazza Valverde e infine, come detto, Amelia espugna il campo del Casarza, campo della Valpetronio, finisce 57 a 54, ma davvero al termine di una sfida molto molto combattuta. Ha riposato l'ardita Juventus Nervi. Vediamo allora la classifica al termine del girone d'andata, anche se in realtà manca ancora una partita, e tra l'altro è una partita che riguarda il Casarza, la Valpetronio, ne parleremo. Intanto al comando l'Ospedaletti che chiude l'andata con una sola sconfitta, 22 punti, 11 vittorie, una sola sconfitta, poi chiaramente il turno di riposo. A 20 comunque l'Ospedaletti è tallonato da Amelia e Don Bosco Genova. A 18 l'Imperia, queste sono le 4 big del torneo, poi ancora in zona playoff a 14 Cogoleto e Ardita Juventus Nervi e Valpetronio con 12 punti insieme al finale ligure, per la Valpetronio però una partita da recuperare. A 10 Amatori Savona e poi a 4 Juvenilia Varazze e Olimpia Basket Armalitaggia, a 2 punti Audace Gaiazza Valverde Basket Pegli. L'Audace è la squadra che con la Valpetronio deve recuperare questa partita, che verrà recuperata giovedì sera alle ore 21 a Casarza, nella palestra di Via Castello dell'Istituto Scolastico De André. È una gara che non si era giocata prima di Natale e viene appunto recuperata giovedì sera. Intanto veniamo alla gara che la Valpetronio purtroppo ha perso in casa contro l'Amelia, ma è stata buona la prestazione, soprattutto in avvio, della squadra di Casarza Ligure, che ha difeso forte contro questo Amelia. Ricordiamo, l'Amelia è una squadra sicuramente molto quotata, è l'unica finora ad aver battuto Spedaletti, capolista, che ha conosciuto una sola sconfitta. Amelia è a 2 soli punti dagli imperiesi, Casarza ha dovuto soffrire parecchio. Alla fine è una squadra forse un po' più esperta, un po' più smaliziata rispetto a quella della Valpetronio, è riuscita a spuntarla, ma davvero al termine di una gara molto combattuta. Allora, vediamo le immagini di questa partita, le immagini sono del nostro Alessandro Bellagamba e ascoltiamo l'intervista che ha rilasciato ai nostri microfoni Massimo Gonfiantini, coach della Valpetronio. Siamo con Massimo Gonfiantini, coach della Valpetronio di Casarza Ligure, una partita combattuta contro una media che comunque è arrivata a Casarza con i gradi di vice capolista dopo aver appena battuto la capolista Ospedaletti. Avete giocato alla pari, una gran difesa, però vi è mancato qualcosa proprio negli ultimi secondi, possiamo dirlo, Massimo, per riuscire a conquistare un risultato positivo. Sì, la gara si è decisa sicuramente negli ultimi secondi, però siamo tornati dopo qualche prestazione opaca ad una prestazione abbastanza buona, almeno dal nostro punto di forza della difesa. In attacco ci siamo un po' scontrati contro la difesa zona, abbiamo avuto qualche problema, sono stati parecchio senza segnare. Poi abbiamo registrato anche l'attacco, da più 7 siamo andati a meno 10, poi di nuovo pari, e fino alla fine, quando la partita si è decisa veramente sugli episodi, noi abbiamo avuto la possibilità di chiuderla e non ci siamo riusciti, e loro sono stati più bravi. Siete sempre in zona playoff, anche se piano piano le inseguitrici si fanno sotto, il girone d'andata sarebbe finito, ma è bene usare il condizionale nel vostro caso, perché voi avete ancora una partita da recuperare, la recupererete giovedì sera alle 21 in casa contro una squadra che è in fondo alla classifica, l'Audace Gaiazza Valverde. Insomma, l'obiettivo è quello di girare la boa di metà stagione a 14 punti. Sì, un po' i 14 punti erano un po' un obiettivo prefissato come minimo, ecco, adesso abbiamo recuperato l'ACV e quindi speriamo sicuramente di arrivare all'obiettivo minimo che ci eravamo prefissati dei 14 punti, poi ricomincia il girone di ritorno. Io ritengo che si possa tranquillamente restare nella zona playoff vincendo quelle 4-5 partite, vi permetterebbero sicuramente di rimanere nelle prime 8 posizioni. Se arriverà qualche risultato a sorpresa, potremmo rientrare magari in qualche posizione un pochino più favorevole per gli accoppiamenti futuri. Comunque, per adesso diciamo che possiamo essere soddisfatti, non abbiamo fatto catastrofi e manteniamo un livello abbastanza buono, la concentrazione, il gruppo continua ad allenarsi, quindi bene per il futuro, via.
E il prossimo turno, vi ricordiamo, in programma nel prossimo weekend varrà per questa serie di maschile per la prima giornata di ritorno. Prima, ricordiamo ancora, giovedì recupero per la Val Petronio in casa alle 21 contro l'Audace Gaiazza Valverde, la possibilità di chiudere l'andata a 14 punti, sempre più in zona playoff per la squadra matricola di questo campionato. Vediamo allora il quadro completo del prossimo turno invece del prossimo weekend. La Val Petronio peraltro giocherà ancora in casa, anche la prima di ritorno, 14esima giornata complessivamente. L'Olimpia Basket Armaritaggio ospiterà l'ardita Juventus Nervi domenica alle 17.30, sabato alle 17 Don Bosco Genova Amatori Savona, domenica invece, ma sempre alle 17, Basket Pegli Amelia, sabato alle 21 Ospedaletti Finale Ligure, domenica alle 18 Cogoleto Imperia e sabato sera alle 21, come detto, la Val Petronio ospiterà lo Juvenilia Varazze, turno di riposo che verrà osservato dall'Audace Gaiazza Valverde. È tutto, siamo arrivati in fondo alla puntata odierna di Solo Basket. Io vi ricordo che il nostro contenitore dedicato ai campionati di pallacanestro maschili e femminili, nazionali e regionali, che vedono protagoniste le formazioni del nostro comprensorio, il comprensorio del Levante, va in onda tutti i mercoledì pomeriggio e poi in replica nelle due ore successive del palinsesto a seguire sulla nostra emittente Levante Sport TV. Io vi ringrazio, gentili telespettatori che ci avete seguito. Io ringrazio anche Alessandro Bellagamba che si è occupato della parte tecnica in cabina di regia. Vi rinnovo appunto l'appuntamento con Solo Basket a mercoledì prossimo e nelle repliche poi successive. Vi ricordo anche di consultare sempre il nostro sito internet levantesport.tv e vi auguro chiaramente buon proseguimento di visione e ascolto sulla nostra emittente Levante Sport TV.